Il wedding weekend più atteso della stagione è stato il matrimonio di Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico, che ha incantato il mondo del calcio e non solo. Preparatevi a scoprire dettagli esclusivi, emozioni e un'atmosfera da sogno che ha reso questa cerimonia indimenticabile. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Sabato 28 settembre, a San Pancrazio, in provincia di Lucca, Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si sono detti sì in una cerimonia incantevole officiata dalla giornalista di Mediaset Francesca Fogar, grande amica della sposa. Circa 200 invitati hanno assistito a un rito civile che è stato un perfetto mix di eleganza e intimità, con un sottofondo musicale che ha emozionato tutti. E non poteva mancare l'iconico Hallelujah di Leonard Cohen, suonato da un quartetto d'archi toscano. Il giorno successivo, gli sposi hanno festeggiato con un brunch informale allo stabilimento balneare La Romanina, di proprietà della famiglia di Buffon. Un evento che ha unito il calcio e il glamour, con tanti volti noti del mondo dello sport presenti. Ma non è stato solo un brunch. La festa serale si è trasformata in un viaggio nel tempo, grazie alla musica disco degli anni Ottanta, con una limonaia allestita a tema e una palla stroboscopica che ha illuminato la serata. Tra i testimoni, occhi puntati su Monica Bellucci, ma il vero protagonista è stato Alessandro Nista, amico di lunga data di Buffon. La loro amicizia, che risale ai tempi di Parma, ha reso questo momento ancora più speciale. Oltre a loro, tanti nomi illustri hanno partecipato, da Massimiliano Allegri a Andrea Agnelli, fino ai tre grandi della Juventus, Chiellini, Bonucci e Barzagli, che hanno persino registrato un messaggio video per gli sposi. Un momento toccante è stato vedere i figli della coppia protagonisti della giornata. Gigi ed Ilaria hanno condiviso l'emozione di avere al loro fianco i ragazzi, simbolo del loro amore e della loro famiglia allargata. I due figli di Gigi, il figlio di Ilaria ed il piccolo Leopoldo, nato dalla loro unione. E non finisce qui. Dopo aver salutato gli amici, i novelli sposi si sono concessi una luna di miele in Sicilia, visitando luoghi da sogno come San Vito Lo Capo e il famoso Sunset Bar di Marsala. Un viaggio romantico per iniziare questa nuova avventura insieme. Il matrimonio di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico è stato molto più di una semplice cerimonia. È stato un evento che ha unito amore, amicizia e musica, creando ricordi indelebili per tutti i presenti. Ed a te? Quale matrimonio di VIP è piaciuto di più? Commenta qui sotto e metti like.